Bentrovati con Abruzzo Web, siamo con Gianni Padovani, lista civica dei socialisti riformisti per L'Aquila, lista che appoggia il candidato sindaco Massimo Cialente alle prossime amministrative del 6 e 7 maggio. Padovani, da dove cominciamo? Cominciamo dalla sua scelta di continuare sulla strada della coerenza come 5 anni fa si appoggia Massimo Cialente. Sì, buonasera a tutti. Sì. Noi continuiamo comunque a sostenere il sindaco uscente, anche perché con lui abbiamo condiviso scelte importanti dal primo istante dopo comunque il sisma e pensiamo che comunque tutto il patrimonio comunque di conoscenza, di esperienza che abbiamo maturato, abbiamo acquisito in questi anni non vada disperso e quindi siamo convinti che bisogna dare continuità a questa amministrazione uscente. Ecco, quali sono le difficoltà maggiori? Perché rispetto a qualche anno fa, ovviamente, è scontato dirlo, è cambiato un po' tutto. Voi avete sofferto molto in questi anni post-sisma, siete stanchi, siete più attivi, come vi sentite e quali sono le priorità di questa città, di questo capoluogo di regione? Sì, comunque stanchi è naturale che lo siamo perché comunque le difficoltà si sono moltiplicate però nello stesso momento siamo anche molto più motivati di prima perché comunque vogliamo fare in modo che questa città rinasca il prima possibile e pensiamo che il primo impegno che dobbiamo affrontare è quello proprio del lavoro. Perché sicuramente la ricostruzione è qualcosa di importante, però il lavoro è fondamentale perché da lì riparte l'economia e di conseguenza riparte anche la città. Quindi non sono due elementi divisi, ma ricostruzione e lavoro, quindi non ricostruzione come lavoro. No, due cose che sono divise, però comunque viaggiano parallelamente. Perché comunque anche sulla ricostruzione c'è il lavoro, come anche il lavoro riferito comunque alle attività produttive. Comunque è un settore che noi come Partito Socialista abbiamo seguito in questi anni e che vorremmo continuare a seguire per fare in modo che tutte le attività che comunque hanno avuto dei problemi enormi relativamente al sisma possano avere la possibilità comunque di ricominciare e di ripartire. Questo è quello che chiedono molti commercianti, molte imprese, sì. Cioè ripartire, bisogna cominciare. Sì, perché purtroppo ad oggi sì, si è fatto tanto anche per le attività produttive, ma sono cose che sono state fatte soprattutto dal Comune dell'Aquila e cercando di farle ricollocare come la delibera che abbiamo approvato come Consiglio Comunale. Però diciamo che il governo prima e poi il commissario successivamente non ha speso molto per le attività produttive. Come vede da sfidante il centrodestra e qual è secondo lei lo stato di salute del centrodestra e degli altri che dovranno sfidarvi in queste elezioni? Ma penso che sia agli occhi di tutti che ci sia molta confusione nel centrodestra. E fino diciamo, all'ultimo giorno per la presentazione delle liste ancora comunque non si sapeva chi erano i candidati sindaci e la dimostrazione è il fatto che comunque si sono divisi tra di loro chi è andato ad appoggiare il candidato Properzi, chi il candidato De Matteis con delle situazioni anche abbastanza particolari come il caso di De Matteis dove e la coalizione è formata dai Verdi fino comunque alla destra di Storace, addirittura a Casa Pound, quindi vedo che comunque dalla parte loro c'è una confusione che questa città in questo momento non si può permettere, anche perché già secondo me è difficile per chi dovesse arrivare dopo di noi capire com'è la situazione e secondo me dovrebbe ricominciare tutto da capo, quindi questo la città secondo me non lo merita e quindi ecco per nel segno della continuità sì ecco perché chiedo comunque alla città di dare continuità a questa amministrazione.
E poi lei è un candidato ancora giovane, lo era ovviamente 5 anni fa, lo è tuttora. Cosa manca alla politica aquilana sotto l'aspetto proprio dei giovani? Cioè, c'è poco ricambio, lei è uno dei pochi esempi, magari insieme a pochi altri. Anche questo Sì, è un questo forse è anche punto su cui discutere. sì, forse da quello che io ho potuto vedere in questi anni, si parla molto del fatto di ringiovanire la politica e comunque di dare spazio a nuove persone, però poi si pratica poco. E quindi quello forse è anche un problema da affrontare nella prossima amministrazione, sperando che comunque la città voglia comunque abbia la volontà di eleggere persone che comunque cioè sono giovani. Sperando che la città dei giovani resti qui dov'è, perché anche questo è un altro dei tanti problemi che affliggono questa città, cioè i giovani a livello universitario, a livello imprenditoriale, di piccole e medie imprese, a Sì, livello infatti, di studenti. sì, quello è un problema che bisogna scongiurare a tutti i costi e appunto per quello bisogna dare delle risposte immediate, soprattutto sull'aspetto lavorativo e cercando di sfruttare anche adesso il de minimis, visto comunque che la bufala della zona franca urbana, adesso comunque abbiamo questo strumento che comunque, anche se piccolo, è importante, che può aiutare tanti ragazzi, tante persone che comunque iniziano ad entrare nel mondo del lavoro a poterlo fare. Ringraziamo Gianni Padovani, candidato per la lista dei socialisti riformisti per L'Aquila, alle prossime elezioni comunali del capoluogo abruzzese e alla prossima con Abruzzo Web. Grazie Padovani. Grazie a voi.